Anticipazione Uomini e Donne, registrazione Trono Classico, 15 dicembre 2017. Bacetti tra Sara e Emanuele Trimarchi. Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che Gianluca Tornese si è dichiarato per Niloufar, provocando l'indignazione per Giordano. La bella Dati ha battibeccato in esterna con Francesco, sostenendo che sia troppo artefatto e poco spontaneo. Forse più interessato ad apparire bello di fronte alle telecamere che per lei. Sara ha portato Emanuele Trimarchi ben due volte in esterna. Durante l'ultimo incontro si sono scambiati una serie di abbracci, qualche piccolo bacio e una promessa reciproca. Rivedersi presto. Dopo la visione dell'esterna, Lorenzo, che ha organizzato una bellissima sorpresa per la Dati, ha fatto una serie di battute ironiche su quanto visto. Per l'ex di Anna Munafò, il corteggiatore è molto interessato a Sara, mentre Lorenzo crede che la cronista stia usando Emanuele solo per farlo ingelosire. Paolo invece ha incontrato a Torino sia Angela che Marianna e in settimana ha pensato moltissimo alla prima. Scopriamo che ha baciato Giorgia. Niccolò invece è uscito con la new entry Deborah e ha fatto infuriare Virginia, che non è stata portata in esterna. Niloufar e Francesco litigano in esterna. Maria introduce i tronisti Paolo, Niccolò, Sara e Niloufar. Per la Affifella, ecco i corteggiatori Lorenzo, Luigi e Emanuele. Per la Dati invece ci sono Giacomo e Gianluca. Dopo una simpatica battuta di Tina, rivolta a Tornese, si parte con l'esterna della tronista napoletana con Francesco. Scopriamo che non è andata nel migliore dei modi. I due sono al cinema. Successivamente, seduti su un divano, si confrontano. Niloufar lo trova un po' artefatto, poco spontaneo. In più, non le piace il fatto che si trucchi. Le sue osservazioni infastidiscono il corteggiatore al punto che nasce una discussione. Niloufar, scioccata, se ne va. Francesco la raggiunge mentre lei, visibilmente nervosa, afferma di non volerlo più conoscere. È una persona che non le piace. Francesco entra in studio. Tina interviene a suo sostegno. Niloufar lo ha aggredito senza una ragione apparente. La tronista ammette di essere molto dispiaciuta e motiva le sue critiche affermando che in esterna ha avuto l'impressione che fosse poco spontaneo. Per Sara è chiaro che non le piaccia, mentre la Cipollari evidenzia la leggerezza del trucco e la Affifella aggiunge ancora che altri ragazzi sono soliti truccarsi, facendo capire che non c'è niente di male a farlo e che probabilmente la sua compagna di avventura ha criticato il pretendente solo perché è scarsamente interessata a lui. Maria interviene e cerca di spiegare meglio il pensiero di Niloufar. Per lei Francesco sembra più interessato a come deve porsi davanti alle telecamere e a come deve porsi invece con lei, e ciò l'ha parecchio infastidita. Per Gianni il problema è un altro, forse Francesco non è il suo tipo. Poi spezza una lancia a favore della Dati, affermando che è una ragazza molto sincera. Gianluca Tornese si dichiara per Niloufar, l'indignazione di Giordano. Niloufar prova a difendersi dalle accuse e nasce un diverbio che coinvolge diversi protagonisti. Tina sostiene che il nocciolo della questione è che a Niloufar non piace Francesco, anche se la tronista sostiene il contrario. Per Giordano la Dati trova problemi in ogni corteggiatore con cui esce e ne approfitta per chiederle come mai non l'abbia portato in esterna. Lei risponde che voleva fare una prova, capire se potesse mancarle o meno. Marco, nervoso, le dà dell'incoerente. Gianluca ha sentito Sara parlare, o meglio, sparlare di lui. Ammette che avrebbe potuto fare altrettanto, ma ha preferito tacere. La Affifella, però, non si lascia scoraggiare dalle sue accuse e afferma convinta che ha esordito con questa osservazione solo perché intende tutelarsi da qualcosa. Maria così ne approfitta per mandare in onda l'esterna di Gianluca con Niloufar. L'incontro è avvenuto in studio. Lei qui ha modo di rivedere tutte le loro esterne con un'aggiunta in più.
delle bellissime citazioni. Poi, seduta per terra al suo fianco, le dice che da quando è uscito con lei gli capita spesso di pensarla. Non la considera inferiore a nessuno, riferendosi a Sara, e aggiunge che non intende dichiararsi per l'altra. Rientrati in studio, Tornese consegna dei fiori a Niloufar e si dichiara per lei. Sara preferisce il non comment, mentre Giordano esce dallo studio. Maria però lo fa rientrare. Il corteggiatore non ce la fa più e crede che non le piace abbastanza. Maria tenta di fargli capire ciò che Niloufar pensa di lui. Non è stato un colpo di fulmine, ma ciò non toglie il fatto che vi sia un interesse molto particolare. Si discute a lungo intorno alla questione, fino a che la Haddati non scendono le lacrime. Giordano alla fine balla con lei e decide di aspettare. Sintonia tra Sara ed Emanuele. Lorenzo fa una sorpresa a Niloufar. Si passa all'esterna di Sara con Emanuele. I due giocano a biliardo. In seguito, l'ex fidanzato di Anna Munafo le spiega il motivo per cui è tornato a Uomini e Donne. Lei ammette di averlo notato subito. Poi il bel Trimarchi si sofferma sui suoi rivali. Critica fortemente Lorenzo, in quanto per lui è solo un ragazzino. Luigi potrebbe essere un buon amico, ma non un fidanzato. Di Gianluca non si preoccupa affatto. Inoltre, quanto a Niloufar, la trova molto insicura. I due si lasciano con un abbraccio. Tornati in studio, Lorenzo risponde alle accuse e discute con Emanuele. Luigi accusa quest'ultimo di non essere interessato a Sara, ma di essere giunto in programma solo per fare il fenomeno. Si passa all'esterna di Sara e Lorenzo. Dopo un divertente karaoke, lei gli chiede perché non si schieri per Niloufar. Forse ha semplicemente paura? Poi gli domanda un parere sui rivali e lui dice di trovare Emanuele un bel ragazzo. E Sara conferma. Ma mentre parlano, lei preferisce andarsene perché è visibilmente scocciata. In studio, la tronista spiega di essere andata in esterna, non con il migliore dei propositi. Lorenzo le piace, ma con lui purtroppo non riesce ad essere se stessa. Non lo vede bene con Niloufar, anche se è convinta che quest'ultima le piaccia di più. Si passa proprio all'incontro tra Haddati e Lorenzo. Lui, a sorpresa, la raggiunge in albergo. Dopo una cena a base di sushi, le regala delle pantofole. Poi Haddati si affaccia alla finestra e nota uno striscione dedicato a lei. In studio, Sara spiega che quanto visto conferma tutte le sue supposizioni. Gli altri ragazzi muovono delle critiche a Lorenzo. Bacetti tra Sara e Emanuele nel corso della seconda esterna. Un filmato vede Sara ricevere una comunicazione da parte della redazione. Tra i ragazzi che ha portato in esterna, può sceglierne uno da portare nuovamente fuori. Lei propende per Emanuele. Contentissimo quest'ultimo, ricevuta la comunicazione, promette di raggiungerla al più presto. In studio Maria fa notare che Daniela del pubblico fatica a digerire il corteggiatore, in quanto lo trova molto finto. Emanuele risponde alle critiche e la De Filippi informa la Fifella che tra lei e il corteggiatore c'è stato un precedente. Luigi accusa il suo rivale di mancare di rispetto, di essere fin troppo polemico nei confronti di una signora del pubblico e anche Sara finisce per non accettare il suo atteggiamento. Emanuele vorrebbe fare pace, ma Daniela non è disposta a cambiare idea su di lui. La De Filippi lancia poi l'incontro tra Sara e Trimarchi. Lui la raggiunge felice, si abbracciano e si scambiano bacetti. Emanuele le regala la sua bandana. Sul finire dell'incontro si scambiano una promessa reciproca, rivedersi presto. In studio Lorenzo fa una serie di battute ironiche su quanto visto e Sara lo invita a non rosicare. Trimarchi sostiene che Lorenzo è molto interessato a Sara e lui risponde che lo sta usando solo per farlo ingelosire. L'esterna rilassante di Niloufar e Giacomo e quella con abbraccio di Sara e Luigi. Si passa ad una nuova esterna
è quella di Sara con Luigi. Lui l'accusa di essere poco coerente, in quanto ha preferito portare fuori una persona poco interessata a lei, Emanuele. Non capisce a che gioco stia giocando. Sara vorrebbe fare pace, ma lui, dopo aver fatto finta di essere sulle sue, l'abbraccia. In studio partono i commenti dei rivali. Emanuele non ha visto niente di entusiasmante. Lorenzo li vede come due amici. Maria poi chiede a quest'ultimo con chi ballerebbe e lui risponde con Niloufar, in quanto Sara lo ha eliminato. La De Filippi poi passa all'incontro tra Niloufar e Giacomo. Lui la porta in una galleria d'arte dove le mostra un suo ritratto. Poi si soffermano a parlare degli altri ragazzi, in particolare di Lorenzo. Paolo bacia Giorgia, che viene fortemente criticata. Marianna e Angela vanno a trovarlo a Torino. Si passa ai tronisti uomini. Per Paolo ecco Angela, Marianna e Giorgia. Per Nicolò invece ci sono Marta, Benedetta e la new entry Deborah. Maria spiega ad Angela e Marianna che entrambe hanno ricevuto la stessa richiesta, ovvero andarlo a trovare a Torino. Si parte dalla prima, è delusa dal suo comportamento con Marianna. Ammette che dopo l'ultima puntata l'ha quasi odiato e lo trova molto cambiato rispetto ai primordi del trono. Poi segue un momento di grande tenerezza, dove si scambiano abbracci ed effusioni. Angela in studio ammette che è andata meglio del previsto. Marianna, prima di commentare, vuole vedere la sua esterna. Gianni chiede perché non è scappato il bacio. Angela avrebbe tanto voluto farlo, ma Paolo non ha voluto sminuire il tutto. Sara interviene e dice di averli trovati bellissimi. È la volta della seconda esterna. Marianna consegna al tronista una foto del loro bacio. Paolo la ricambia con bacetti a stampo e abbraccia a più riprese. Angela vuole sapere quando è stata realizzata l'esterna, se prima della sua o dopo. Paolo dice che è avvenuta 10 minuti dopo. Con Marianna sta bene, ma vorrebbe qualche passo in più da parte sua. La corteggiatrice ammette che in presenza delle telecamere si imbarazza. In altre parole, si sente un po' frenata. Sara fatica a capire il comportamento di Paolo, che dice di aver pensato moltissimo all'esterna realizzata con Angela. Si passa all'incontro con Giorgia. Quest'ultima dice di non aver gradito le affermazioni pronunziate da Marianna e Niloufar nei suoi confronti durante la scorsa registrazione. Crivellina ammette di stare molto bene con lei, anche se non è scattata ancora l'intesa mentale. Poi le abbraccia e parte il bacio. Marianna ride e Niloufar spiega di trovare Giorgia priva di contenuti. Gianni però fa notare che il tronista continua a portarla fuori e a baciarla. Paolo difende la corteggiatrice, mentre Mario è sicuro che Angela gli piaccia di più. Quest'ultima poi svela che fino alla scorsa settimana la sua risposta ad un'eventuale scelta sarebbe stato un no. Oggi però ha cambiato idea. Nicolò non ha portato Virginia in esterna, la trova apatica. Si passa a Nicolò e alla sua esterna con Marta. Lei lo costringe a vestirsi in maniera elegante e lo porta a cena in un celebre ristorante romano. Gli dice che questa è la sua vendetta per averla fatta vestire uguale alla sua rivale. Ammette che in certi momenti le piace, in altri no. Lui le chiede perché sia così permalosa e poi la coccola. Virginia critica l'atteggiamento della sua antagonista e chiede a Brigante perché non è stata portata fuori. Lui motiva la sua scelta dandole della patica. Lei replica seccata dicendo che ancora non è riuscito a capirla. Valentina intanto saluta il tronista, mentre diverse voci fanno notare che Virginia non è affatto interessata a Nicolò, così come sostiene di essere. Lui però si aspetta un qualcosa in più da lei, magari una sorpresa, e per questo non vuole eliminarla. Lavinia vorrebbe andarsene, ma il tronista la blocca. La corteggiatrice però lascia ugualmente lo studio. L'esterna con la new entry Deborah è andata bene, si sono guardati con imbarazzo e si sono scambiati reciproche confidenze. A precisa domanda di Maria, Nicolò spiega che se avesse a disposizione una sola esterna porterebbe nuovamente Deborah fuori, perché è la corteggiatrice che conosce meno di tutte.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.